E bella a tutti i gatti di oggi, è un video di Zelda Raptor. Oggi siamo qui tornati a giocare crociolo di nuovo con una mitraglietta. Ma stavolta parliamo di un'esodia che per tanto tempo è stata un po' bisfrattata, un po' presa per il giro, ma che adesso in realtà è assolutamente forte e devasta completamente gran parte delle lobby. Sto parlando ovviamente del Tarrabat. Tarrabat che una volta lo prendevate dal raid di Corona, adesso invece è acquistabile tranquillamente dal monumento delle anime perdute, come cazzo si chiama, quello a fianco al deposito, che di base è una mitraglietta a 750 rpm con delle statistiche nella media, nella norma, ma sappiamo tutti benissimo che la cosa che lo rende forte è il perk Bestia Vorace. Fare danni e subire danni accumula questa barra, carica l'arma, una volta rilasciata avrà un raggio di fuoco assurdo, a fare sporchi, proprio spostati proprio, ogni kill ne estenderà la durata, inoltre ricaricherà pure velocissimo, diventa letteralmente un laser. Avete presente come sparano i cheater con il cecchino a raffia? Ecco. Tarrabat fa la stessa cosa, però è legit. Quindi oggi andremo a giocare col Tarrabat. Tarrabat in realtà lo potete utilizzare con qualsiasi sottoclasse, ma io sono qui col Titano. Lo andremo a mettere in coppia con la Via dei Passi Ardenti. Feci già un video simile con il Mitoclasta. Col Mitoclasta secondo me la Via dei Passi Ardenti funziona ancora meglio, perché stacca sia Furia che il perk Calcafuoco. In questo caso col Tarrabat ci potrebbe essere utile per caricare ancora più facilmente la barra di Bestia Vorace. Altrimenti, se non avete voglia di giocare questa build un po' particolare, utile magari per fortezza, ma avete bisogno di qualcosa di più consistente che renda l'arma più maneggevole, viabile ed efficace anche in aria, ovviamente i pacificatori sono l'esodia del Titano fatta appositamente per le mitragliette. Dove giocheremo con la Via dei Passi Ardenti, che countera la stasi, che è comunque aumentata parecchio nelle lobby ultimamente. Vedo tanta stasi in giro, quindi rimane forte, oltre a fornire buff di danni ogni kill che facciamo solare, con danni solari che siano esse abilità o l'arma stessa. Per il resto poi Titano, spezzasole, martelli, queste sono le nature e i frammenti che utilizzo di solito per il PvP. Per il PvP l'importante è che abbiate tizione del sollievo e delle torce che vi rende radiante, e con i martelli in particolare tizione dei raggi si sposa molto bene, perché vi fornisce un agganciamento migliore quando andate in roaming super. Signori, a me questo loadout piace da morire. Il mio Titano skip e leg day, cioè delle gambine un po' sottili, ma noi non siamo qui per fare body shaming, siamo qui per giocare il crociolo. E vi ricordo che in descrizione beccate il link al canale Twitch live ogni sera dalle 21. Bene boys, siamo qui in game Paradiso Larvale per giocare col nostro Titano solare Tarrabat pompa, che è una combinazione che penso non utilizzavo da troppo tempo. Brutto da dire, ma ormai mi ero quasi abituato a giocare con i Chitan. Però è sempre bello giocare con queste mitragliette, è sempre bello soprattutto cambiare loadout, soprattutto cambiare loadout, divertirsi, provare nuova roba e attivare questo bellissimo perk chiamato Bestia Vorace. Ok, perché arma di distruzione di massa sembrava troppo brutto. Ragazzi, quando hanno reworkato il Tarrabat è diventato una mina. Adesso perde solo metà della carica. E poi vabbè, il perk lo carichi veramente troppo facile. Cioè, due kill nemmeno, ma manco una kill e carichi praticamente già il perk. Insomma, immagino l'abbiate già visto giocare adesso in crogiolo. Se state giocando in crogiolo, se fate parte di quei pochi soldati che ancora giocano in crogiolo. Sia su console che pure su PC, signori, miete veramente tante vittime. Poi adesso che hanno messo pure la barretta a schermo per capire quando è carico, tanta roba, così sai già quanto ti manca. Me volevi sticcare la grata a fusione? Peccato che non so un boss del raid. Arrivo, amore mio. Spallatina. Questo non si è accorto di niente. Eh sì, tiratemela qualcos'altro per favore. Sono morto. Ok, hear me out, non so come cazzo sono vivo, ma va bene così. Esci fuori, amore mio, vieni qua. Mamma mia, sto fucile a pompa ogni tanto shotta da 70 metri, però poi si dimentica che è un fucile a pompa, non lo so, si ricorda di essere, boh, una macchina per fare popcorn. Bella per te. E così vorresti andare a prendere le pesanti. Sarebbe un peccato se uno per te rubo io. E due, c'è pure il perk attivo. Immagina il perk con armi della luce. È vero che sto cazzo di stand-up tutti giocano con ste cazzo di ball. Mio. Aveva ancora il mio piccolo asso nella manica. Poco da fare, è un'arma secondo me stradivertente. E col Titano i pacificatori raggiunge veramente un playstyle assurdo. Però con calcafuoco secondo me è divertente da giocare per i danni aumentati.
pare che Caccafuoco, oltre a canterare un po' la stasi, che è ritornata molto più utilizzata e ti permette poi di aumentare i danni solari semplicemente facendo kill appunto con danni solari, che siano sia di armi che di abilità. Ciao bello! A volte quasi conviene fassettare così carico per perk. Volevi uccidermi! Ho detto fassettare, mica fassa ammazzare, insomma. Bella per te. Abbiamo il perk attivo. E così lei vorrebbe conquistare A. La cosa non ha tantissimo range, forse è giusto quello, ma insomma è compensato dagli elevati danni che fa. E scappano. Ma perché scappate? Per favore fatevi ammazzare. Non scappate quando attivo il perk, come quando sentite la mia pistola d'oro. Poi come quando vai di fretta, che all'improvviso c'è sta traffico ovunque, le macchine si ammassano. Signori, partita andata, partita vinta. Meglio Arlecchino. Stavo un po' presto per carnevale, fio mio. E quando elogi il fatto che ti ha dato prima una mappa decente, che subito dopo il gioco ti rimette in riga e ti dice: becca questa mappa di merda a casa, coglione. Ragazzi, secondo me il problema ora come ora non è tanto il sandbox o quella build, quell'arma sbroccata che esce ogni tanto, quanto che letteralmente la maggior parte delle mappe fanno cagare. E perché no, non fa danno al tizio congelato dalla stasi? Ciao bello. Cioè è come tornare a casa e sapere che per cena c'hai sempre i broccoli. Insomma, una volta broccoli ok, fanno bene, una volta due. Però se ogni volta che torni a casa la cena è de merda, te rode il culo. E stessa cosa è con le mappe. Bella Kiko. Vieni qua, dammi tutto il tuo corpo. Però raga non ce ne frega un cazzo. Se mettiamo un braccio al pompa, a mitraglietta. Sparate, grazie. Olè, che bello. Quattro persone a prendere le bandiere. Fa piacere che siate così ligi al dovere. Oh no, questo tizio si chiama come quella parola impronunciabile. Mamma mia, silurato, fio mio. Alla per te, evaporato. Evaporato. Holy shit. Ti facevo sparire un altro così velocemente, porco due, Barbara D'Urso ci campava altri 20 anni. Bella. E il mio pugno poi, che va completamente a vuoto. Eppure c'è ancora gente che dice che il corpo a corpo del titano è fortissimo. Il corpo a corpo del titano è forte, sono d'accordo. La connessione delle ste lobby un po' meno. Dico, it's time for bestia vorace. Vabbè, ma perché arrivate tutti insieme? Pare che sto giocando solo io. Pare che c'ho la consegna core prime dei nemici. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma ci sono solo io. Ma manco quando c'è sta una cazzo di modalità in cui devi difendere una postazione, porco due, grassa quanto il Vietnam. Ma perché mi solo ultate? Sprecate le super e poi ve lamentate se un titano piazza una bolla e non uscite a pia la bandiera. Raga, cazzi vostri. In fronte, Chicco. Bellissima winner, raga. Veramente una grande partita. Magari se imparasse a non ultare solo me. A volte, raga, le partite su sto nuovo stendato durano veramente niente. E la madonna, quanti cazzo siete. Quanto laghi. È quel torneo? È quel torneo dello stendardo di ferro questa lobby. È proprio lei. Cosa consiste l'artiglieria di insieme? Holy shit, venite che vi servo tutti quanti. Non è andato. Mamma mia, quanto cazzo è forte sta roba. E quando mi finisce il perk posso prendere e utilizzare le pesanti su questo tizio che mi ha appena spawnato davanti. Non ho ben capito perché gli spawn sono fatti così, ma oh, una volta che non so io quello a morire. Pugno. Fatta che sto con questo mitraglione che è una merda. Però li bufferanno prossima season i 360 LPM, quindi boh. Vabbè, ma quanti sono qua fuori, fermi? Ma perché gli spawn sono fatti così a caso?
Ma ciao bello, ma te pare intavo visto i piedini che sfoggevano? Quelle scarpe da clown non ti sa dico. Una bella bolla per armi della luce. Così riusciamo a prendere quello stronzo laggiù. E si va col martellone. Un martello a te, un martello. Martello pure a te. Preso. E col martello mi attivo calcafuoco che mi dovrebbe aumentare i miei bellissimi danni solari. Bella per te. La tripla. Bella barricatina. Si picca qui. Colpo in faccia quando te passa. E poi me ne spawnano due dietro, perché ormai è fatto così, porco due. La gente non esistono più, i respawn, tutto cazzo di gioco, ma si riproduce per mitosi, porco due. Si prende e si sdoppiano. Ecco, accuccia, va. Martello a te, martello pure a te. Eppure se la partita è finita te lo prendi in fronte pure te. Let's go! Martelli comunque rimangono la mia roaming super preferita. La soddisfazione di prenderlo in faccia con un martellone gigante non ha prezzo. Signori, per il video di oggi è tutto. Comunque Tarabat attualmente è una delle armi secondo me più forti e versatili su entrambe le piattaforme, su entrambe poi le periferiche. Provatela, fatemi sapere che ne pensate. A meno di grandi stravolgimenti, comunque rimarrà forte anche la prossima espansione. Zaratto è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.